Buonasera a tutti, benvenuti a Mi Casa e Stu Casa. Siamo qui finalmente nel nostro solito orario, dalle 21 alle 22, l'ora in cui White Radio TV rilascia la puntata sia sulla pagina Facebook di White Radio, dove sicuramente molti di voi ci state già seguendo in questo momento, ma anche in contemporanea sul canale YouTube sempre di White Radio. Vi ricordo che sia su YouTube che sia anche su Facebook resteranno le puntate e quindi potrete riguardarle, condividere, spargere il verbo di Mi Casa e Stu Casa. Qui io sento ancora profumo di fiori e baldoria, Festival di Sanremo, perché si è concluso soltanto da 3 giorni la 72esima edizione del Festival di Sanremo, ma noi vogliamo ancora continuare a festeggiare il successo di questa terza conduzione di Amadeus del Festival. Successo a livello discografico, successo a livello mediatico, ma anche di ascolti. L'ultima puntata ha incollato al televisore ben il 64,9% di share. Per ritrovare un dato migliore, superiore a questo 2022, bisogna andare al Sanremo di Fabio Fazio del 2000. E noi stasera continueremo a rivivere la magia del festival che noi di White Radio abbiamo vissuto sia nella serata delle cover e sia nella serata finale, in quella in cui Mahmood e Blanco sono stati proclamati vincitori del festival. Noi di White Radio eravamo proprio lì in Riviera, a Casa Sanremo, a viverci questo momento e questa emozione. Ovviamente è il secondo martedì del mese questo qui ed è la serata dedicata ai tutorial, ma questa sera ci saranno chiacchiere più un tutorial, quello certo, quello sicuro, l'unica certezza che abbiamo a Mi Casa e Stu Casa il secondo martedì del mese. Lei è la mia regina del pennello, io l'ho sempre prelevata da Lucca, dal centro estetico Floss in Viale Sardegna a Lucca. Mi Casa e Stu Casa per Lady Chiara Santucci. Buonasera, buonasera Chiara. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Questo mese l'hai passato bene, lontana da me? Sì, mi sei mancato, Lore. Brava, sincera? Sì, sincerissima. Allora, io intanto voglio già farti gli auguri di buon compleanno. Grazie. Perché oggi è il tuo compleanno, sì. Quindi tanti auguri. Grazie. Dopo andiamo a festeggiare, dopo si festeggia, quindi grande baldoria. Baldoria. Te la vuoi fare la baldoria? Ok, la facciamo insieme. Chiara, intanto ora noi andremo a truccare, però oltre al tuo trucco questa sera noi parleremo anche di Festival di Sanremo. Tu l'hai seguito? Sì, sì, sì. Ti è piaciuto? Molto. Sì? Sì. L'hai seguito tutte e cinque le sere? Sì, più o meno sì. Perché poi, diciamo, Sanremo è la nostra settimana santa, non si può fare a meno del Festival di Sanremo. E c'è da dire che tu, Chiara, hai omaggiato il Festival di Sanremo in maniera impeccabile, perché hai realizzato un trucco su te stessa che, per citare la Francesca Chillemi, io definirei pazzeschissimo. Ora la regia ce lo manda in onda. Bellissimo, Chiara. Grazie. Ma poi quei fiori, ma dove sei andata? Non si dice. Cioè, non li hai rubati dal vicino? No. Ok. Però, brava, bellissimo trucco, meraviglioso. Tu andrai a realizzare anche questa sera un trucco su una modella che ci sta per raggiungere e che si siederà proprio dove in questo momento sei tu, ma facciamo come il nostro solito. Chiara, noi mandiamo ora un video celebrativo proprio per te, per la nostra Chiara Santucci, make-up artist di Mi Casa e Stu Casa, e non solo, ovviamente come TV, sì, solo per noi. Clip.
Ed eccolo il tuo video celebrativo di Chiara Santucci, il nostro sponsor di Mi Casa e Stu Casa, perché gli sponsor migliori ce li abbiamo soltanto noi. Certo. Giustamente. Ed ecco accanto a te la modella di questa sera. Benvenuta a Mi Casa e Stu Casa, Giusara. Grazie mille. Grazie a te, Giusara. Io prima di sederci a questo tavolo ti ho chiamato Joanna, Giuanna, cioè di tutto di più, ma finalmente dopo essermelo scritto è Giusara. Bravo. Come stai? Bene, bene, grazie. Giusara, tu da dove, cioè vivi in Italia, ma... Vivo in Italia dal 2008, ma sono brasiliana. Ok. Sì. E tu conosci il Festival di Sanremo? Conosco. Ma non l'ho seguito quest'anno. Non ti preoccupare, stasera ti daremo noi le dritte. Grazie. Per l'edizione che è stata, perché è stata davvero un'edizione di record e stasera mentre Chiara ti truccherà e tu ti rilasserai ascolterai anche tanto raccontare e tanto parlare di questo festival. Bene, bene, sono contenta. E invece col trucco che rapporto hai? Il trucco mi piace tantissimo, prima del Covid, delle mascherine, dicevo alla Chiara che mi truccavo tutti i giorni, tutte le mattine. Ora un poco meno perché si va a macchiare, a sporcare tutte le mascherine, quindi si fa più l'occhio e si lascia un poco il fondotinta di lato, però mi piace tantissimo. Grazie, Giovanna. Che trucco, Chiara, andremo Giovanna. A vedere? Ho sbagliato. Cioè, ragazzi, è tremendo. Allora, però precisiamo, se no mi prendono per matti. No, io sono stato questo weekend a Sanremo, l'avete potuto vedere sui social, sia della radio che su quelli personali. E io ho inseguito Annamena dappertutto, quindi gridavo Annamena, 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 e ora è tutto una... Io chiamo Anna o Anna tutte le donne che incontro per strada. Giusara. Risponderò anche così. Giusara. Chiara, che trucco andremo a realizzare su Giusara? Allora, andremo a valorizzare il suo bellissimo viso e ovviamente non andiamo a fare un trucco soft, ma un trucco comunque molto visibile, ecco. Quindi ci darai dentro con i tuoi pennelli, sì, e con il tuo trucco, poi casomai ci dirai anche quali sono i trucchi, le matite, i rossetti che utilizzi che possono essere utili, sì, per chi ci segue da casa, ma anche per Giusara, poi per farlo direttamente loro, anche se il nostro obiettivo è contattare la nostra Chiara Santucci per avere consigli, per poter essere truccati anche da Sara, da Chiara. Ricordiamo il tuo profilo Instagram. Allora, chiara.santucci_nails_mua. E io ce la farò a non sbagliare nemmeno un nome questa sera. Io, Chiara, ti do l'ok, sì, il via ad iniziare il tuo make-up. Grazie. E poi pian piano io mi collegherò con voi per vedere la trasformazione di Giusara. Va bene. Ma cara regia, noi abbiamo in collegamento alla nostra finestra, alla nostra tanto chiacchierata finestra, due ospiti, e se Amadeus ha voluto 5 co-conduttrici, attrici, io ho scelto due co-conduttori speaker radiofonici per accompagnarmi in questa serata. E vorrei subito dare il benvenuto allo speaker di Radio Smeraldo, Mi Casa e Stu Casa, per Matteo Bortone. Ciao. Buonasera. Ciao Matteo, come stai? Tutto bene, grazie per avermi invitato, sono molto contento, soprattutto di partecipare a questa puntata dove tu sei un po' Luca Giurato con i nomi, Ma e come mai questo paragone con Luca Giurato? Cioè, quando potrei essere Luca Argentero, potrei essere Alessandro Catelan? No, perché mi ricordo, no, Luca Giurato, sai, intrigato che faceva. Non perché io te lo ricordi a livello fisico. No, solo per i nomi che sbagliavo prima. Ok, oltre a te Matteo abbiamo anche un altro speaker, giochiamo in casa perché lui è uno speaker di White Radio, Mi Casa e Stu Casa, per Andrea Mattia. Andrea, buonasera. Ciao, buonasera, finalmente a Mi Casa e Stu Casa, dopo tanti inviti che magari a livello lavorativo così non potevo esserci. Questa sera, quale migliore occasione per Sanremo? Hai fatto bene ad accettare perché dopo il terzo c'era il DASPO, non avresti Vero. Più messo piede a Mi Casa e Stu Casa. Quindi lista nera subito, però posso dire una cosa subito? Subito, sì. Esco pazzissimo per i papillon, per i tuoi papillon. Grazie, grazie. Oggi sono rimasto nella sobrietà che non mi appartiene.
Allora, ragazzi, noi andremo a parlare del Festival di Sanremo, di queste 5 serate che ci sono state, che hanno fatto parlare un Sanremo con meno polemiche rispetto al passato, però di chiacchiericcio ce n'è stato. Noi ora ci andiamo a godere una clip, andiamo a rivedere alcune immagini tratte dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo e poi iniziamo a spettegolare come solo noi tre sappiamo fare. Clip regia. Ma che meraviglia questo Festival di Sanremo, io sono già in astinenza, devo trovare un nuovo motivo, un'altra ragione per andare avanti. Matteo, com'è stato per te questo Festival di Sanremo? Allora, intanto dico che anch'io ho lasciato un vuoto in tutti noi ormai il Festival di Sanremo. Vero. Per 5 giorni non si faceva altro che parlare di Sanremo e poi la serata ti teneva incollato alla TV, davanti alla TV fino all'1:30 di notte, era vabbè. Ormai è un appuntamento fisso anche per stare insieme con gli amici, perché comunque si creavano i gruppi d'ascolto. Devo dire che questo Sanremo è stato un Sanremo equilibrato, sia a livello musicale ma anche a livello di contenuti. Mi è piaciuto molto che ogni serata aveva un messaggio ben preciso da mandare a tutti quanti e ha toccato dei temi molto importanti, toccati anche nel modo giusto, tranne qualche magari piccola cosa che andava un po' bavatura, sì. Però devo dire molto equilibrato, mi è piaciuto, preciso, poi vabbè, l'Amadeus è forse inimitabile in questo. Beh, sarà difficile replicare un successo del genere, ma mai dire mai, perché squadra che vince di solito non si cambia e chissà che tutta la squadra di Lucio Presta e Amadeus poi possa essere riconfermata per un Amadeus Quarter. Ma Matteo, a livello musicale, visto che tu sei uno speaker anche di Radio Smeraldo, ma a livello musicale queste canzoni hanno suscitato interesse in te? Qual è stata la canzone che ha suscitato più interesse, la prima che hai mandato in onda subito dopo Sanremo? Allora, devo dire che quest'anno le canzoni, secondo me, hanno avuto bisogno di più ascolto per essere, diciamo, capite e amate. A differenza dell'anno passato, dove l'anno scorso secondo me le canzoni erano un po' più forti a primo impatto, invece quest'anno non tutte si riusciva a un po' catturare l'attenzione. Però quella che mi è piaciuta in assoluto sono due, le prime due, la parte di Mabode Blanco, che appena l'ho sentita la prima volta veramente avevo le lacrime che scendevano, e non mi capita molto spesso davanti ad una un primo ascolto, però le due che mi hanno colpito tanto proprio in generale sono quella di Rama per il testo tutto, e quella della rappresentante di lista, che secondo me sarebbero stati perfetti per l'Eurovision. Sarebbero stati davvero perfetti, però non andranno. E poi noi la rappresentante di lista, Matteo, ce la giochiamo su TikTok. Tu sei iscritto su TikTok? Certo, ma non sono bravo. Però ci impegniamo, poi lo facciamo a distanza. Va bene, va bene. Con le mani, ciao ciao. Ciao ciao.
Andrea, invece, questo festival ti è piaciuto? Ti manca già? Che cosa pensi di questo festival di Sanremo? Allora, sicuramente è finito. Io mi sono domandato prima del festival cosa guardavo la sera, perché chiaramente non mi rendo conto. C'è da dire questo: dopo tanto tempo, forse per la prima volta, il festival, tutto chiaramente per quanto riguarda Sanremo, Ariston e tutto, con quello che è appunto il mondo della moda, quest'anno sono andati molto a braccetto, hanno avuto un legame molto stretto, molto commentato da tutti, e chiaramente appunto il palco dell'Ariston è quest'anno più che mai stata proprio occasione per sfoggiare abiti haute couture da presentare chiaramente al grande pubblico. Abbiamo avuto Gucci, Armani e Philip Lane, che sono stati tre brand che avevano più cantanti da vestire. Sono piaciuti, Andrea, ti sono piaciuti i look di questa edizione del Festival di Sanremo? In generale sì, chiaramente ci sono sempre stati i suoi flop, i suoi top, però in generale molto bene, questo sì, apprezziamo. Allora, io voglio subito partire in pompa magna presentandoti le 5 donne che hanno affiancato Amadeus in queste 5 serate del Festival di Sanremo. Stiamo parlando della prima, che è stata Ornella Muti, di Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Eccole qui, Andrea, in alcuni ovviamente dei loro look. Quale delle 5 ti ha colpito particolarmente per lo stile che ha indossato su quel palco dell'Ariston? Allora, niente da dire alla mitica Sabrina Ferilli numero 21, grazie al nostro direttore creativo Alessandro Dell'Acqua, però secondo me il premio Best Look Ever, Forever in the World va proprio a lei, alla nostra Drusilla Foer. Assolutamente bellissima, ti è piaciuta? Anche tu l'attendevi con ansia? Assolutamente sì, sia in primis per i messaggi che chiaramente ha diffuso col suo modo di fare, e poi in secundis proprio il fatto che lei non vestiva un brand affermato, ma vestiva questo brand fiorentino di questa fustiera Rina Milano, che si chiama appunto, e quindi è proprio stato bello il messaggio. Non abbiamo visto soltanto abiti lunghi, ma abbiamo proprio visto anche giacche con pantaloni, quindi è stato proprio, secondo me hanno proprio giocato sulla versatilità del personaggio fondamentalmente, ecco, e questo mi è piaciuto molto. Ok, regia, io ogni tanto sento l'eco, chiedo ad Andrea Mattia se è rimasto insieme al Papa durante l'intervista di Fazio, non so se mi sto facendo lo stesso collegamento, sei insieme a Papa Francesco, Andrea? No, lui è andato di là, al momento non è con me, quindi ecco, adesso no. Ok, vedremo un po' di ripristinare l'audio, se no mi sento molto Fabio Fazio, anch'io voglio fare il 26% di share su Rai 3. Ma andiamo a chiedere a Matteo Bortone che cosa pensa di queste 5 donne che hanno affiancato Amadeus per la 72esima edizione del festival. Matteo, chi ti è piaciuta di più, chi ti è piaciuta meno? Allora, la mia preferita, è stata Drusilla, ma anche Maria Giannetta. Devo dire che è stata una grande scoperta, perché Maria Chiara è emozionato molto con il diciamo il momento in cui ha parlato della sua preparazione per la serie TV che poi ha interpretato, dove era protagonista, e quindi mi è piaciuto molto quel momento. Ma poi lei era spigliata, cioè era divertente, brava nel presentare. Diciamo che da Drusilla in poi fino a Sabrina tutto wow. Le prime due serate invece Ornella Muti, insomma, bellissima, però era molto timida, molto, mi aspettavo qualcosa in più. La seconda sera, Lorena, giusto? Lorena Cesarini, sì. Lorena anche lei era un po' più impacciatella, poi da Drusilla in poi invece, meno male, le cose si sono messe meglio. Sì, Amadeus avrà svegliato con un bacio le co-conduttrici e c'è stata questa ripresa. Sì, è vero. Però Matteo, tu prima mi hai parlato benissimo di Amadeus, quindi mi hai appunto anche detto che è un conduttore inimitabile, ma tu quindi allontani le polemiche che l'hanno investito un po' in queste 5 serate riguardo al fatto che dà pochissimo spazio alle co-conduttrici sul palco dell'Ariston. Si era sempre tacciato Baudo di avere delle vallette sul palco dell'Ariston. Oggi si chiamano co-conduttrici, però in questa edizione
erano un po' troppo messe da parte. Sei d'accordo oppure è stata solo una sensazione di alcuni? Allora, è vero, e in questo diciamo che io l'inimitabile mi riferivo soltanto alla precisione di Zeus, non nel contesto, quindi non, perché comunque ci sono tantissimi altri presentatori molto bravi che hanno tante qualità. L'inimitabile era soltanto per la precisione, perché lui dalla prima sera all'ultima non ha mai avuto una sbavatura, è sempre, si è sempre dimostrato molto preciso, sempre molto sul pezzo, preparato, pronto a insomma intrattenere in qualsiasi momento magari. Abbiamo perso l'audio, un attimo Matteo. Sì. Un attimo solo perché avevamo perso l'audio, eccoci, sì, ora ci risentiamo. Ok, no, dicevo, per quanto riguarda invece il poco spazio del confronto, anch'io condivido questa cosa, perché in effetti forse quella che ha avuto un po' più spazio è stata proprio Marchiera Giannetta, perché è stata molto più presente sul palco. Invece, ad esempio, l'ultima serata Sabrina Ferilli l'abbiamo vista pochissimo. E poi sono deluso di una cosa, e su questo Andrea non so se è d'accordo. Di cosa? Io sono veramente deluso dagli abiti, quasi tutti gli abiti che hanno dato alle co-conduttrici. C'è soprattutto Sabrina. C'è questi vestiti. Sentiamo Andrea appunto cosa ne pensa. Facciamo intervenire Andrea anche. Eccomi qua. No, tra l'altro è stato un punto affrontato durante poi la diretta di sabato con le ragazze sempre per White Radio. Fondamentalmente Sabrina ha fatto soltanto due cambi, sempre in numero 21. Prima l'abbiamo vista con il look, quello più classico, il look nude. E dopo l'abbiamo vista col suo vestito impero, questo un po' più black. Però fondamentalmente anche nella capigliatura non l'ho trovata differente da quando presenta Tu sì che vales, ecco, devo dirlo. Niente di speciale, quindi ci sono insomma rimasto un po' male anch'io, mi aspettavo grandi cose. Faremo chissà, a questo punto aspettiamo, hai acceso la luce di Barbara nel tuo salotto, Matteo? Diciamo che si era spenta, è per cercare di dare un tono diverso, sai, a quest'ora. E a quest'ora si va bene. Allora, io vi lascio un attimo lì, solo un momentino, non vi alzate perché non c'è tempo nemmeno per un caffè Borbone, perché io mi ricollego con la mia Chiara per capire a che punto siamo con il suo make-up sulla nostra Giosara, stavo per dire Giovanna, ho dovuto rifletterci, ragazzi, non esco io dal tunnel di Anna Mena, Giosara. Giusara. Cioè io... Giù, sotto. Diventeremo ricordati, amici uguali, vero sì, Giosara? Certo. Chiara, allora, dici pure, raccontaci. Sono andata a coprire le occhiaie con un salmonato, sì? Perché lei ce l'ha brune, quindi il salmone, diciamo il color salmone le annulla. E poi avendo un incarnato caldo, sì, sono andata a mettere un fondotinta sempre con un tono caldo. Perché se mettiamo un fondotinta con un tono freddo va a finire che poi la pelle sembra verdastra. Beh, io devo dire che sì, ho accanto Giusara e ha un colore della pelle meraviglioso. Sì. Non so se hai già lavorato molto con anche sul colore, però... Sì, sembra top, il suo. Cioè, molto molto bella. Io a questo punto sono curioso di vedere il risultato finale. Sì. Ci ricollegheremo ovviamente, ma dopo questa base io mi aspetterò un wow. Vabbè. Vi lascio al vostro lavoro e rilascio giù Sara rilassarsi. Bravo. Sotto le grinfie e il pennello della nostra Chiara Santucci. Ok, grazie. E noi ci ricolleghiamo con i nostri amici speaker alla finestra di Mi Casa e Stu Casa. Iniziamo un po' ad analizzare questi cantanti che hanno partecipato. Non ho chiesto però ad Andrea, scusate se farò errori, avete capito che oggi con i nomi oggi sono tipo la Cipriani appunto congelato, ma... Andrea, quali sono stati i cantanti, i due cantanti o le due canzoni che ti hanno colpito di più e che manderai subito in onda nel tuo programma Faccio Moda? Beh, sicuramente, perché fanno parte un po' tutte e due della generazione Z, un po' come me, quindi sicuramente Mahmood e Blanco a mani basse. E altrettanto sicuramente sono rimasto super stupito sia dai look, che magari dopo vedremo, e la canzone è Emma.
Certo, infatti parleremo di Emma sia a livello di look che sia a livello musicale. Iniziamo allora questo percorso nei look e nelle canzoni di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Io partirei proprio da coloro che l'hanno vinto, perché loro hanno vinto il Festival di Sanremo, voleranno all'Eurovision e soprattutto la loro Brividi in un solo giorno è salita al quinto posto della top 50 nel mondo di Spotify. Stiamo parlando ovviamente di Mahmood e Blanco, che ora guardiamo in foto. C'è Andrea, ma se io mi vestissi come Mahmood, sembrerei ridicolo o posso azzardare per l'ultima puntata di stagione di Mi casa e stu casa? No, secondo me è giustissimo. Eviterei magari la culotte sotto e metterei un pantalone lungo soltanto per un discorso di proporzioni. Tutto lì. Ma io proprio per la culotte voglio vestirmi così. E allora facciamolo, tanto stai seduto e nessuno se ne accorgerà. Ok, allora dacci un'opinione, un parere, un giudizio, anzi sì, giudichiamo stasera, un giudizio sugli outfit di Mahmood e Blanco. Allora, Mahmood e Blanco sono stati chiaramente un duo formidabile, sono stati forse i due artisti che non hanno seguito il canone di un brand soltanto, ma hanno vestito la qualunque, partendo da Mahmood che ha vestito Burberry, Prada, Fendi. E invece Blanco si è switchato le varie sere fra De Attico e Valentino. Tra l'altro, seguendo dai vari social, seguendo Piccioli, tra uno dei direttori creativi di Valentino, ha proprio mostrato il casino che ha fatto Blanco in atelier quando andava a fare i vari fitting con quei mantelli, che poi chiaramente sono durati pochissimo, perché chiaramente strappati... Il tempo di una scalinata... Sì, esatto. Appena lui è arrivato lì sul palco, già volati via e quant'altro. Però devo dire che li ho trovati molto giusti. Hanno rispettato quelli che sono stati i loro stili personali, che secondo me è la cosa principale da fare a Sanremo. E li ho trovati sempre impeccabili. Anche Mahmood, con i suoi messaggi un po'... gender fluid, un po' così, indossando appunto queste gonne, contrapposte a queste camicie con le cravatte, mi è piaciuto molto, anche perché vuoi non vuoi, la moda di oggi è un po' questa, gender fluid, quindi ognuno indossa quello che vuole, soprattutto deve sentirsi adeguato con ciò che preferisce. Ottimo messaggio. Andrea, ma tu sei più bimbo Mahmood o più bimbo Blanco? Che detto bimbo Blanco suona benissimo, ma quale dei due team sei? Ma perché scegliere quando puoi averli entrambi, no? Tutti e due, certo. Non continuiamo perché ci trasferiremo nell'altra mia trasmissione radiofonica che è White Love. Vado da Matteo. Matteo, questa unione che è stata creata ad hoc, che è stata creata da un'amicizia, non lo sappiamo, però è risultata essere perfetta, perché non sempre i duetti a Sanremo funzionano, non ricordiamo per forza Bugo e Morgan, ce ne sono stati anche altri che sono stati fallimentari. Allora, io penso che sia stata molto giusta come accoppiata, cioè le loro voci si sposavano molto bene. Però devo dire anche che secondo me il tocco di Blanco in quella canzone è stato quel quid in più che ha dato più valore al pezzo, perché Mahmood è bravo, però lo conosciamo già in su quelle tonalità, su quelle note. Invece Blanco, visto in questa tipologia di canzone, anche se di recente aveva pubblicato Blu Celeste, che comunque siamo un po' su quella linea musicale, però secondo me quel qualcosa in più alla canzone che secondo me Mahmood da solo forse non sarebbe riuscito a dare. Sono d'accordissimo, sono super d'accordo con questa tua opinione, però a te è piaciuta la canzone, cioè per te meritava quel primo posto oppure era giusta la top 3 ma non il primo posto? Allora, sicuramente di tutte quante le canzoni è quella che ci ricordiamo di più tutti. Altrimenti non sarebbe entrata in quinta posizione subito nella classifica global su Spotify. Sì. Detto questo, per mio gusto personale è una canzone che mi è piaciuta tantissimo e mi ha emozionato, forse una delle pochissime che mi ha emozionato a Sanremo, però parlando di vittoria, forse qualcun altro, cioè io avrei fatto vincere qualcun altro, perché era una vittoria troppo scontata ed era una canzone che non era una novità, era qualcosa che già avevamo sentito da entrambe le parti. Forse magari... Okay.
è andato via l'audio proprio mentre ci stavi dicendo qualcosa di importante, quindi hai detto che è un brano che avevamo ascoltato da entrambe le parti. No, 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 dicevo, anche se è un, diciamo, una canzone che da entrambe le parti avevamo già ascoltato come sonorità, ok? Sì. Quindi non era un qualcosa di nuovo, a differenza magari di qualche altra canzone che secondo me era un po' più innovativa e bella allo stesso tempo, però comunque hanno meritato assolutamente di vincere. Sì, assolutamente. Chiara, invece io ti disturbo subito, invece tu... Blanco e Mahmood li hai preferiti? Anche tu preferisci Blanco e Mahmood o come Andrea li porti a casa tutti e due? Anzi, nel tuo centro estetico. A me è piaciuto più Blanco. Ok, quindi tu preferisci, sì, Blanco. Ok, sì. Hai le idee chiare. Sì. Ti è piaciuto il brano? Sì, sì, molto. Quindi sei contenta anche della loro vittoria? Sì, sì, sì. Ok, ok. Allora, ora passiamo ad un'altra protagonista di questo festival. Io sono un po' di parte perché sono anche ammiratore non solo suo ma anche della sua direttrice d'orchestra. Stiamo parlando di Emma, classificatasi al sesto posto, non si è mai schiodata da quel sesto posto e il brano era Ogni volta è così. Andrea, soprattutto quest'ultimo abito, per favore, mandami in estasi. Beh, in realtà ci ha pensato direttamente Emma a mandarci in estasi, è sicuramente un abito incredibile. Ho amato soprattutto la parte, il dettaglio rock, diciamo, della scarpa, perché comunque sappiamo che Emma è questo. Emma è una rocchettara, è un maschiaccio, se si può definire così, e quindi magari delle volte con discorso vestiti lunghi era un po', forse un po' too much per lei. Allo stesso tempo anche il discorso completo, quindi il completo verde, sempre in velluto, brillantinato, è stato bello carico, però secondo me lei col suo carattere strong quale è ha saputo completamente rendere testa, diciamo, a quell'abito su quel palco. Andrea, cosa pensi delle calze? Perché ho sentito dei commenti non positivi, non per come sono state indossate da Emma, ma proprio su quel tipo di calza. Ho sentito almeno due o tre donne, anche alcuni commenti proprio lì fuori dal festival quando si commentavano i look, tutti negativi nei confronti di queste calze. Ma guarda, io fondamentalmente sono sempre di questa idea, la calza, come le cinture, come le scarpe, come il papillon, sono accessori che di base non si abbinano e di conseguenza devono dare quel tocco in più al look, all'outfit, e che sia un commento positivo o che sia un commento negativo vuol dire che comunque la nostra calza ha fatto il suo lavoro, quindi quel che in più ce l'ha dato, poi che possa piacere o no, però quello poi è un gusto personale. A me sinceramente non dispiace, anche perché comunque il calzino lo ritroviamo molto protagonista in questo autunno-inverno, quindi ecco, completamente a tema. Bene. Matteo, questo brano di Emma Marrone, un brano che si allontana un po' dagli ultimi brani di Emma Marrone, ricordiamolo, il testo è Ogni volta è così, ti è piaciuto? Allora, quello che dicevo prima, che quest'anno le canzoni secondo me hanno, diciamo, bisogno di un po' più di tempo nell'ascolto, ecco, l'esempio di Emma è quello forse più azzeccato in questo caso, perché sì. Io sono un grande fan di Emma, io la adoro, cioè da sempre, anche perché... Perché è talentina come te! Per forza, insomma, con tutto il cuore. E detto questo, diciamo che quando ho ascoltato la prima volta la canzone di Emma, ho detto, figa, ma soprattutto per come lei l'ha interpretata, come l'ha presentata la canzone. Vero. Forse se l'avessimo ascoltata senza vederla sul palco non ci avrebbe colpito più di tanto. Poi, più l'ascolti, secondo me, più piace quella canzone. Mi ha sorpreso perché comunque è una, diciamo, usa delle sonorità diverse, soprattutto nella parte iniziale del pezzo. E mi piace tanto come viene interpretata. Quindi è una bella... Non da vittoria, è una canzone che secondo me lei ha voluto portare una cosa figa, bella, ma sti cavoli della vittoria. Era quello il mood. Giusto, giusto, sì, era quello il mood. Accanto a lei la maestra d'orchestra Francesca Michelin, che ha sfoggiato un trucco
che io ho trovato bellissimo. Io poi le mie due musiciste, le mie due cantanti preferite sono Emma Marrone e Francesca Michelin. Io qui era come se fossi in mezzo a Mahmood e Blanco. Chiara, il trucco di Francesca Michelin ti è piaciuto? Ti ha dato ispirazione per i nostri prossimi tutorial? Ne faremo uno sempre di quella linea lì, insomma. E allora ci studiamo. Quella va molto di moda. Studiamo. Matteo, volevi dire qualcosa? No, dicevo, posso venire io a essere truccato così? Ma sì, Chiara, sì. Assolutamente. Guarda che se vieni noi ti trucchiamo. Sì. Va ti bene. Trucchiamo e poi l'anno prossimo a Drag Race Italia numero 2. Ma, ma Andrea, invece voglio avere un parere di Andrea, regia, se mi rimandi la foto di Francesca Michelin, perché voglio anche un parere di Andrea sul trucco di Francesca Michelin. E anche sull'outfit. No, per quanto mi riguarda io sono stato molto sorpreso, perché mi aspettavo una Francesca Michelin forse un po' più fragrante e seria, per quanto comunque la posizione rispetto all'anno scorso. Invece la cosa bella è stato proprio questo, che come l'anno scorso vestiva Miu Miu e l'ha fatto completamente a testa alta con i suoi look incredibili, e sono stato proprio contento che Emma insomma è scesa dal palco e è andata vicina, proprio perché insieme erano proprio una bomba, cioè veramente top. Ma Andrea, io penso, poi posso anche sbagliarmi, però avendoti seguito anche durante il Festival di Sanremo, un po' abbiamo commentato, certo, che tu avessi un tuo preferito che si è classificato al 10° posto con il brano Inverno dei Fiori, e stiamo parlando di Michele Bravi. Assolutamente sì. Assolutamente, che cosa vuoi raccontarci di questo look particolare da parte di Michele Bravi? Assolutamente sì, perché tra l'altro questo qua, sempre chiaramente in Valentino, il nostro Michele Bravi, è stato il primo look colorato, quella penso fosse proprio la sera dei duetti, la sera delle cover, perché tutti quella sera indossavano o il bianco o il nero, o il bianco o il nero, era sinceramente una tristezza immane. Ci arriva lui con questo blazer smanicato, incredibile, rosso, e secondo me perfettamente in armonia per quanto riguardano i colori, quindi un rosso super freddo, un bel rosso acceso, penso sia proprio il rosso Valentino a questo punto, e secondo me lo indossa veramente veramente bene, sempre seguendo il suo stile personale, quindi questo stile un po' vecchio ma allo stesso tempo moderno. Secondo me è stato veramente top anche questo, anche un voto da 10. Ottimo, proprio strapromosso. Matteo, invece, poteva fare di più il nostro Michele Bravi a livello musicale? Ma diciamo che la canzone che ha portato è molto bella. Cioè, il testo, ci sono delle frasi veramente molto, molto, molto belle. Devo dire che Michele Bravi negli ultimi tempi segue un po' questo mood musicale molto, molto introverso, molto... diciamola così, sì. E dopo una, due, tre canzoni così, insomma, già il periodo non ti aiuta e diventa un po' più pesante, c'è cioè un po' troppa tristezza, ecco. Io Matteo l'ho definito un po' la Adele italiana a livello comunque di Bonjour Tristesse. Sì, molto un po' pesantello, ma in senso buono. Guarda Andrea come ha lo sguardo inviperito quando stiamo dicendo questa cosa di quando stiamo io e te stiamo un po' spettegolando su Michele Bravi. Ma l'ho fatta apposta. Ho storto il naso. Un po'. No, scherzo. Ma Matteo, tu, perché l'età non ce la siamo mai detta, Matteo, ma anche tu sei generazione Z? No. No. Ok, allora... Quindi, Mattia, nella generazione Z piace Michele Bravi? Alla generazione assolutamente, Z? Assolutamente sì, apprezzatissimo. Tra l'altro ci tengo a fare le mie scuse a livello di moda, perché ho detto una cavolata delle mie. Abbiamo detto che Michele non è in Valentino ma in Just Cavalli, vestito da Fausto Pugliesi. C'è stato un grandissimo meeting dove si sono proprio confrontate a livello artistico così, e si sono trovate subito in armonia tra di loro.
Tu, Matteo, tra il look di Michele Bravi, quello di Mahmood e quello di Blanco, con quale vestito, con quale look, outfit ti saresti presentato sul palco dell'Ariston? Allora, forse quello di Blanco. Te invece, Andrea? Devo dire anch'io il look teattico, quello di Blanco, quello celeste, soprattutto per il blazer. Ah, sì, lo ricordo. Sì. Tutto quello è un qualcosa di nuovo finalmente. Io sono sempre per le novità, per l'originalità, e quello l'ho trovato pienamente a tema. L'ultima sera. Bravo. Bella. L'ultima sera? Aveva una camicia molto bella, Blanco. Sì. Valentino. Non sono camicie molto belle, le vorrei pure io, ma in un'altra vita. All'11° posto si è classificato un ragazzo che in me ha scatenato una voglia di paternità, perché è di una dolcezza infinita, io lo vorrei come figlio. Stiamo parlando di Matteo Romano con il brano Virale. Vi garantisco che anche dal vivo questo ragazzo è di una dolcezza infinita. Matteo, parto da te, un parere a caldo su questo artista che da TikTok arriva sul palco dell'Ariston e arriva sul palco dell'Ariston anche in maniera dignitosa. Allora, lui secondo me ha fatto una bellissima figura con una bella canzone molto fresca che secondo me in radio andrà molto, molto bene. Lui è un altro, ad esempio, che all'inizio la canzone non mi ha colpito particolarmente. Poi più l'ascolto, l'ho passata anche oggi in radio, più l'ascolto più mi piace. Perché ha un bel sound, cioè veramente è molto interessante la canzone. Forse da lui all'inizio ho detto, ma porterà sicuramente qualcosa un po' alla sua hit, no? Che è Concedimi, quindi una balla mentale. Poi il titolo ho detto, non credo, perché Virale mi immagino un po' più sprint, infatti poi così. Però devo dire, ha fatto una ottima figura, Matteo, è vero, sì, sono convinto di questo. Andrea, a te è piaciuto sia a livello musicale che poi come outfit? Ma allora, devo dire che io comunque a livello di personaggio lo conoscevo sempre con Concedimi, con TikTok, con tutto il mondo social. Devo dire che sicuramente vestire un 19enne per l'Ariston, per Sanremo, non è semplice, perché comunque l'Ariston secondo me richiede un determinato tipo di approccio, ecco, e comunque vestire un 19enne magari diventa magari un po' too much, ecco, questo sì. Infatti le altre sere l'abbiamo visto con t-shirt, camicia e pantalone, quindi look elegantissimi, ma comunque casual. L'ultima sera lo vediamo con questo total look Emporio Armani, total black, questa giacca fine, monopetto, secondo me giustissima. Il pantalone slim fit lo slancia tantissimo, e quindi secondo me anche qui semplicità, ma comunque un altro 10 da dare assolutamente. Io l'outfit che ho preferito di più e che sentirei più affine a me, quindi poi sarà che davvero anche dal vivo Matteo Romano è così, cioè ha proprio lo stesso modo di porsi che noi possiamo vedere in televisione. Facciamo così, perché io avrei parlato di Dito nella Piaga e Truppi e la rappresentante di lista, ma avremmo fatto le stesse ore che ha fatto Amadeus sul palco dell'Ariston, ma qui il tempo sta volando. Ma il tempo sta volando, vi chiedo di restare lì perché io torno dalla mia Chiara per vedere a che punto siamo con il suo trucco. Ma wow, che colori stiamo usando? Molto, mi piace davvero tanto. Grazie. Che colori stiamo usando, Chiara? Allora, il fucsia. Sì. Il bordeaux. Varie tonalità di fucsia. E ho fatto la sfumatura dal marrone scuro al fucsia, all'amaranto, non lo so, mi ha ispirato questo make-up. Ma hai rivoluzionato il make-up stasera o stai utilizzando i colori che avevi già pensato nei giorni scorsi? Quindi le idee che avevi portato le hai stravolte? Sì. Ah, quindi ti stai lasciando andare alla tua creatività. Sì. Vogliamo ricordare che materiali hai usato, tipo come pennelli, matite, che trucchi hai utilizzato? Allora, in primis i prodotti in crema, dobbiamo utilizzare i pennelli non naturali. Sì.
perché se no il prodotto non rimane, diciamo, attaccato al pennello. Sì. Quindi anche gli ombretti, comunque in polvere, si utilizzano pennelli naturali perché proprio attaccano al prodotto, e quindi quando uno dà anche l'ombretto non c'è quella cosa che crolla tutto l'ombretto sotto. Resta bello lì, sì, fisso, è come un fissante. Sì. E poi io utilizzo, diciamo, i prodotti che mi piacciono di più, tipo queste sono palette che trovo da Sephora. Ah, ok. Sì. Quindi accessibili a, sì, tutti. Sì. Benissimo, benissimo. Quanto tempo manca? Tu lo sai che poi noi abbiamo il countdown finale. Quanto ti manca per la fine del trucco? Sai, dici, ma ho appena quanto iniziato. Quanto manca? Se mi dici. No, devi dirlo tu a me. 10 minuti vanno ma bene. Ma vanno benissimo, vinci la puntata. E noi torniamo dai nostri amici speaker. Allora, amici, c'è stata un po' una rivoluzione anche su questo palco, perché molti si sono presentati a petto nudo, ok, si accetti il fatto dell'accettazione che si sta bene con il fisico che si ha, per fortuna, quindi un buon messaggio anche da recepire per me, però noi abbiamo assistito sul palco dell'Ariston intanto al petto nudo sia di Ercomi, di Achille Lauro e poi anche dalla t-shirt, dal maglione che ha fatto tanto discutere, di Rama, che era quello appunto della pesca. Che cosa pensi, Andrea, di questa voglia di andare sul palco dell'Ariston, un palco di grande prestigio, a petto nudo? Beh, penso che, allora, sono d'accordissimo con te sul discorso positività del corpo e quant'altro, questo sì, però secondo me l'Ariston è un po' quel luogo dove vuoi o non vuoi bisogna per forza avere un minimo decoro, o più che loro tre in sé, perché vuoi o non vuoi loro tre ci vedo dell'arte, ok? Mettiamola così. Sì. Per me è super da discutere Giovanni Truppi in canottiera. Che lo abbiamo, mostriamolo anche, eccolo qui. Ecco, allora, secondo me l'unica cosa che lo salva, lui come Drusilla Foer si sono rivolti, diciamo, a artigiani, a cousier della zona. E lui, come ha detto sempre in qualche intervista, anche lui si è rivolto proprio a cousier sempre di Sanremo, comunque Liguri, insomma della zona. Facciamogliela passare, anche se secondo me, chiaramente, io l'ho bocciatissimo. Tra l'altro io qua ho la pagella della finale, quindi nel senso, a tutti zero. Oh mamma, sì, che cattiveria, Matteo! Andrea, ma sei cattivissimo, eh? Cattivissimo, aspetta, acquario ascendente pesci, la sua te la dice. Allora, qui Paolo Fox si direbbe. A te, Matteo, invece, questa canotta di Truppi e soprattutto questi look sfoggiati a petto nudo da Ercomi, da Irama e da Achille Lauro ti sono piaciuti o potevano essere evitati? Allora, la canotta sicuramente non mi è piaciuta, anche se lui ha spiegato che ha voluto seguire, insomma, il suo essere, perché ha sempre cantato in canotta e quindi ha detto io anche qui dovrò, voglio essere me stesso. E da ci sta, forse poteva mettere qualcos'altro con la canotta, comunque la canotta ci sarebbe stata. Poi io mi chiedo, ma se canta, cioè, quando fa freddo, tipo, in canotta, comunque vabbè, questa è la mia domanda. Detto questo, riguarda il... Dimmi, dicevi qualcosa. Ti sento a tratti. Ah, non so se è un problema di audio nostro, regia, o arriva direttamente da Matteo. Ti sento a tratti. È colpa mia? Colpa tua, sì, punito. È che devo fare qualcosa. Vabbè, mi sentite adesso? No. Ora si sente benissimo. Ok, quindi Giovanni Truppi archiviato. Per quanto riguarda invece i pettorali esibiti da Achille Lauro e Ercomi, allora, io sono del parere che nel 2022 su un palco del genere bisogna un po' osare. Come sì, ha osato anche Anna Bertè ai tempi, quando si presentò con una pancia finta, pancione. Erano gli anni 80, credo che fossero. Che meraviglia, sì. Nel 2022 sia ancora più giusto osare. È vero, come diceva Andrea, che comunque bisogna presentarsi in un certo modo, no? In una manifestazione del genere.
però credo che l'arte, soprattutto nel 2022, quindi negli anni in cui stiamo vivendo, ha bisogno di esprimersi anche in questo, cioè di fare un po' quello che non sempre è giusto fare. Ok, ok. Non ti chiedo qual è il testo che hai preferito tra loro, perché ho capito che hai preferito Irama. Come testo, sì, mi è piaciuto tanto quello di Irama. Anche a me tantissimo, lo trovo delizioso, intimo, molto bello. C'è anche un altro testo che merita tantissimo, secondo me, che è sì? quello di Maurizio Moro. Sì. Ok, ok. Veramente una poesia. Lui lo riascolterò, accetterò anche il tuo consiglio del riascolto, ma c'è un'altra donna che è stata protagonista indirettamente di questo festival ed è Orietta Berti, e noi lì a Sanremo l'abbiamo anche cercata, vero regia? Orietta! Stiamo chiamando Orietta perché ci troviamo ora qui alla costa toscana, che ha ospitato sia Orietta e Rovazzi in queste quattro serate del Festival di Sanremo, dove hanno cantato artisti del festival con La Pesce di Martino, Gaia, Ermalmete e Pinguini Tattici Nucleari. Questa sera Orietta Berti e Rovazzi saranno presenti sul palco dell'Arison e si conclude anche questa esperienza della costa toscana. Noi siamo venuti qui, ora col barchino riusciremo a raggiungere la costa toscana? Chi lo sa? Intanto linea la regia, perché c'è ancora tanto da scoprire di questa bellissima Sanremo. E facciamola vedere, regia, la foto anche di Orietta in versione rose del Titanic, ma era Orietta sulla costa toscana. Andrea, velocissimamente, un aggettivo per Orietta. Non posso che non dire iconica. Invece te, Matteo? Per me è sorprendente quella donna, cioè veramente. Ma c'è un'altra un'altra donna, Matteo, che è stata protagonista anche, oltre ad Orietta Berti, lei proprio indirettamente, perché non si trovava nemmeno a Sanremo, ed è Elisabetta Canalis con la sua Liguria. Eccola qui, la mia Liguria, che ovviamente ha dato vita a tantissimi meme, tra cui quello di Gigi D'Alessio e la sua Lombardia. Ma... ovviamente, scusami Matteo, ma com'è possibile che Elisabetta Canalis, sarda che ha vissuto a Milano e che ora vive a Los Angeles, faccia lo spot della sua Liguria? Allora, questa domanda ce la siamo fatti anche io e i miei amici sul divano, quando appena è uscito lo spot abbiamo detto, sì, scusate una cosa, ma la mia Liguria con Los Angeles dietro, lei che è sarda, c'era qualcosa che non andava, quindi mi sono chiesto, ma perché? Non c'era qualche donna ligure magari che poteva stare lì a fare questo spot? Andrea, invece te, come l'hai vista la Canalis nel descrivere la sua Liguria? No, ci ha fatto molto ridere, veramente, soprattutto con, faceva più che altro ridere, ora al di là del sarda, no, ma soprattutto lo skyline dietro, questo discorso proprio non tornava, cioè proprio un discorso secondo me di marketing proprio da rivedere. Comunque è stato un festival di successo, questo è inspiegabile, su TikTok i brani stanno spopolando e infatti se la regia ora mi manda la classifica, su TikTok abbiamo la top 3 dei brani più popolari su TikTok. Al primo posto abbiamo Brividi con Mahmood e Blanco. Al secondo posto Anamena con 200.000 ore. Io la canto appena sveglio e appena vado a dormire. E al terzo posto Ciao Ciao della rappresentante di lista. Andrea, hai già fatto uno di questi tre TikTok? Ancora no, ma ci sto lavorando, soprattutto su Anamena. Bravo! Matteo, il tuo primo TikTok quale sarà di questi tre? Ciao ciao, dai, è la mia preferita. Ok, allora vi aspetto al varco su Ciao Ciao.
Allora, restiamo ancora collegati. Voglio solo sapere dalla mia regia se abbiamo tempo per mandare una clip di intervista o la rimandiamo alla prossima puntata. Ok, restate tutti sintonizzati con noi perché a Casa White Radio abbiamo realizzato delle interviste. Lui è Federico Illesi, ha realizzato un libro dedicato al gin tonic e noi l'abbiamo intervistato proprio lì durante il sabato del Festival di Sanremo. Da Casa Sanremo per White Radio siamo in compagnia di Federico Illesi, che ha scritto Gin e Tonic, storia e ricette di un cocktail perfetto. Ed è un cocktail perfetto, oltre a essere il mio preferito. Federico però l'abbiamo qui. Federico, grazie per essere qui con noi a White Radio. Grazie a voi, grazie a tutti. Intanto Gin Tonic, storia e ricette di un cocktail perfetto, come è nato? Beh, una passione, come dire, da tanti anni, questo è il decimo anno, sono 10 anni, scusami, che ho conseguito il diploma di barman, e la pandemia mi ha dato il tempo, come dire, di trasformare questa passione in un libro, e quindi ho realizzato questo volume con la storia del gin e della tonica e di come sono stati poi uniti e assemblati insieme. È da sempre il tuo cocktail preferito o quando hai capito che era questo il tuo cocktail preferito? Beh, diciamo, penso come tutti, da giovane, per non dire quanti anni fa, e il cocktail sicuramente aveva uno dei sapori più dolci, e poi negli anni, come dire, si matura il gusto, e preferisco sicuramente dei cocktail amari, e il gin tonic secondo me è veramente perfetto. Racconti la storia del gin tonic, ci puoi dire proprio un passaggio importante che non può non essere ricordato quando si parla di gin tonic? Beh, prima di tutto il gin e la tonica nascono come farmaci, come rimedi, diciamo. Il gin era un rimedio, un disinfettante sostanzialmente, mentre il tonico era una diluizione del chinino ed era l'unico antipiretico, quindi la tachipirina dell'epoca, ed era utilizzato contro la malaria. Il sapore di entrambe queste sostanze era imbevibile, unendole insieme hanno scoperto che garantivano un gusto migliore e hanno così creato, senza volerlo, come dire, il gin and tonic. E tutte queste informazioni, ma anche altre informazioni in più, altri racconti, sono custoditi proprio in Gin & Tonic, storia e ricette di un cocktail perfetto di Federico Illesi. Federico, tu stai seguendo anche il Festival di Sanremo? Assolutamente sì, in prima persona in teatro, per cui... E allora... Chi è uno dei cantanti che potrebbe essere un gin tonic per te? Beh, Mahmood e Blanco più che volentieri. E ieri sera l'avrei offerto volentieri alla Bertè, perché secondo me è stata veramente la cantante della serata. La voce ci ha riportato veramente ai vecchi tempi. Quindi secondo te, tra Mahmood e Blanco e gli altri cantanti in gara, chi potrebbe vincere la 72esima edizione del Festival di Sanremo? Ma io lo sto dicendo la prima serata, Mahmood e Blanco, e come dire, gli ascolti anche su Spotify lo stanno confermando, perché sono sesti sulla classifica mondiale, per cui non credo ci siano tanti dubbi, soprattutto in vista dell'Eurofestival, che ci potrebbe, come dire, dare una mano ulteriore. E allora io ti ringrazio, ricordiamo ancora Gin & Tonic, storie e ricette di un cocktail perfetto. Facciamo una piccola marchetta per il tuo libro. Comprato, è un libro che dico sempre è dato anche agli astemi, perché racconta non solo le ricette ma la storia, quindi aneddoti, curiosità che hanno portato alla creazione di questo drink. Grazie Federico. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao a tutti, ciao White Radio. Grazie a Federico Illesi, che prossimamente verrà a trovarci proprio di persona qui a Mi Casa e Stu Casa per raccontare del suo libro, ma non solo, anche per raccontare di altro, della sua carriera e di un evento molto importante conosciuto a Padova, ma non voglio anticiparvi nulla, lasceremo a lui la parola quando sarà qui con noi. Matteo, Eurovision Song Contest, come lo vedi? Velocemente, Mahmood e Blanco, arriviamo almeno a un secondo o terzo posto? Un attimo solo, Matteo, che non ti sento. Mi sentite adesso? Ora sì. Ok, sono un pessimo ospite, lo so. Non è vero. E secondo me le possibilità ci sono, anche perché vedendo la quinta posizione nella classifica global di Spotify vuol dire che in altri paesi la canzone piace. Quindi secondo me ci sono tante possibilità. Sicuramente sul podio saliremo. Beh. Secondo te, Andrea? Ma guarda, io per non rimanerci male punto alla top 10, così almeno Bravo. Siamo contenti tutti.
ti tieni un po' largo. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io voglio ringraziare di cuore Matteo Bortone di Radio Smeraldo. Matteo, vuoi ricordarci anche i tuoi appuntamenti? Allora, i miei appuntamenti sono vari, perché durante la settimana non c'è mai un giorno chiuso, però i miei programmi sono House e Stories, quindi rimanete aggiornati, insomma, sulla pagina Instagram. Apro una piccola parentesi. Ringraziarti dell'invito, sono molto contento di qui con voi e ti faccio i miei complimenti perché sei bravo bravo. Grazie Matteo, ti ringrazio, grazie mille, grazie. Ci risentiamo e ti faccio il bonifico dopo con l'IBAN che mi avevi girato tramite WhatsApp. Grazie Matteo, grazie mille, buon proseguimento di serata. Ciao. Ciao. Andrea, grazie per essere stato con noi a Mi Casa e Stu Casa. Ricordiamo anche i tuoi appuntamenti su White Radio. Giovedì dalle 21 alle 22 con Faccio Moda. Siamo già con la prospettiva verso la Fashion Week, prima ancora dell'Eurovision. Andiamo piano piano. Grazie mille Lorenzo, la prossima volta mi autoinvito, voglio essere in studio con te. Assolutamente, sei il benvenuto. Grazie Andrea, grazie mille, buon proseguimento di serata. Ciao, ciao. E c'è la mia Chiara con Giustara, bellissima. Chiara, abbiamo terminato? Sì. Quindi giù il pennello, hai messo giù il pennello prima che te lo dicessi io. Bellissima. Allora, raccontaci questo trucco, Chiara. Allora, diciamo che lei ha già un bellissimo viso, ha dei lineamenti belli. E quindi niente, comunque il trucco, ho usato questi toni del fucsia, dell'amaranto, del marrone scuro, colori caldi, insomma, come il suo incarnato, che vanno a valorizzare e a dare luce al suo viso. Giusara, dove andrai a sfoggiare questo trucco stasera? Stavo pensando qua. Bisogna fare qualcosa. Bisogna organizzare qualcosa stasera, assolutamente. E io ti ringrazio per essere stata qui. Grazie mille. Ora ti vedrai benissimo e poi ovviamente che ora ti portiamo allo specchio con il reel che poi vedremo sul profilo di Chiara, sul profilo Instagram. Ricordiamolo, Chiara. Chiara.santucci_nails_mua. Lì vedremo un reel che sarà pronto tra qualche giorno, così potremo, settimana prossima, così potremo ammirare molto da vicino e molto bene il trucco che è stato realizzato su Giusara. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Anche per me, davvero, grazie. E grazie a te, Chiara. Grazie. Io ti ringrazio, ti do appuntamento al mese prossimo. Sì. Io ti faccio ancora tanti auguri di buon compleanno. Grazie. Da parte di tutti noi di White Radio TV, dalla regia, che oggi ringrazio perché la parte audio è stata curata da Massimiliano Tesco, che ha sostituito Giulio Gheri. Ringrazio Luca Bambi, ringrazio Letizia, che sostituisce Susan questa sera per farmi da assistente. Io mi sposto un attimo regia per prendere i calici. Letizia, passa pure da questa parte qui, così il nostro Luca inquadra ancora meglio la nostra bellissima Giusara. Ed eccoci qui. Grazie. Io vi ringrazio per essere stati con noi, spero vi siate divertiti. Ringrazio ancora Matteo Bortone di Radio Smeraldo e Andrea Mattia di White Radio. Vi do appuntamento a martedì prossimo dalle 21 alle 22, sempre e solo sul web di White Radio, pagina Facebook, canale YouTube. Buon proseguimento di serata, ciao a tutti. Ciao Chiara.